per lo studio della storia giuridica della libertà di espressione negli Stati Uniti, Brindelli consiglia il libro Make No Law di Anthony Lewis. Il punto di minimo della libertà di espressione negli Stati Uniti è stato raggiunto in due occasioni, nel 1798 con il Sedition Act e nel 1917, in corrispondenza dell'ingresso degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale, con l'Espionage Act. Il Sedition Act 1798 fu un provvedimento che rese punibile con 2 anni di galera e una multa di $2,000 di allora scrivere, stampare, pronunciare, pubblicare ogni scritto falso, scandaloso e maligno contro il governo degli Stati Uniti, contro una qualsiasi delle due camere del Congresso e contro il Presidente, non contro il Vicepresidente che all'epoca era Thomas Jefferson. Dopo Brindelli ci ritorna su Jefferson. Quindi punibile scrivere, stampare, eccetera, eccetera, con l'intento di diffamarli o di provocare disprezzo o cattiva reputazione, reputazione nei loro confronti, oppure con l'intento di eccitare contro di loro l'odio del bravo popolo degli Stati Uniti. La ragione di questo provvedimento fu politica. I federalisti, che contrariamente al nome erano quelli più inclini alla centralizzazione del potere e controllavano entrambe le camere del Congresso e avevano la presidenza, ma non la vicepresidenza che era di Jefferson, e che infatti, guarda caso, era l'unica carica non protetta dal Sedition Act. Quindi i federalisti temevano l'ascesa dei repubblicani e per contrastarla utilizzarono la politica della paura, cioè il braccio armato della legge, per punire ogni critica alle istituzioni. Questo nel breve periodo ebbe un certo successo e costrinse diversi giornali critici nei confronti del potere politico a chiudere. Il Sedition Act rovesciava l'onere della prova, cioè imponeva l'onere della prova che quanto affermato fosse vero o lo imponeva al difensore. Un'affermazione critica era presunta falsa a meno che il difensore potesse provarla vera sotto ogni profilo. Le corti federali, cui giudici erano tutti nominati dai federalisti, applicarono questo principio perfino all'espressione delle opinioni. Se un giornalista scriveva, per esempio, che la politica economica del governo andava al disastro, egli doveva provare che tale previsione era vera, il che naturalmente era impossibile. Brindelli fa poi dei richiami alla scuola austriaca d'economia. È chiaro che la predizione diventa evidente, la predizione verso il disastro, se si adotta il metodo prassiologico aprioristico della scuola austriaca. Anche la malignità era presunta e l'intento diffamatorio era dedotto da parole che avevano una cattiva tendenza. Jefferson divenne presidente poco dopo, nel 1801, perdonò immediatamente tutti coloro che furono vittime di questa infamia, che furono anche risarciti dal Congresso. E a proposito del Sedition Act, scrisse Jefferson: «Considero quella legge una nullità assoluta, come se il Congresso ci avesse ordinato di inginocchiarci e adorare un'immagine dorata. Era mio dovere impedire la sua esecuzione in ogni stadio». Quindi Jefferson è assolutamente contrario al Sedition Act. Giorgio Napolitano non è Jefferson, ma è esattamente l'opposto in quanto a consapevolezza della libertà, perché non ha fatto nulla, e neanche il suo successore, per impedire l'esecuzione del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica. Il Sedition Act decadde dopo appena 3 anni, mentre invece il nostro reato di vilipendio, che è equivalente in pratica al Sedition Act, dura da 125 anni e sembra rafforzarsi ed essere sempre più usato dal potere politico. Sempre più persone vengono aggredite dallo Stato per rifiutarsi di adorare quell'immagine evocata da Jefferson. L'Espionage Act 1917 è il secondo momento in cui gli Stati Uniti toccano il minimo nella libertà di espressione. Questo accade in occasione dell'ingresso degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale. L'Espionage Act è di fatto una riedizione del Sedition Act. Prevedeva pena fino a 20 anni di carcere se si causava o tentava di causare insubordinazione, slealtà o mutinamento, rifiuto di compiere il proprio dovere nell'esercito o nella marina. Le più innocue critiche alle politiche di governo o discussioni pacifiste furono giudicate in violazione dell'Espionage Act. I giudici dissero alle giurie di condannare gli imputati se le loro parole erano sleali. Era la rinascita del Sedition Act. Da noi è il caso dell'imprenditore che ha criticato il sistema fiscale e questo è stato giudicato un crimine. Ho appena controllato la pronuncia espionage. L'Espionage Act fu giustificato dallo stato di guerra. Il collettivismo trova proprio nella guerra e nell'emergenza un'occasione per rafforzare ed estendere permanentemente il potere dello Stato sui sudditi.
i quali, impauriti e terrorizzati dallo Stato, sono pronti a firmare segni in bianco. Questo perché in una democrazia totalitaria funziona in questo modo. Per questo, dice Birindelli, oggi coloro che hanno responsabilità di governo e traggono sostentamento e benefici dall'imposizione fiscale trovano utile parlare di guerra all'evasione fiscale, in quanto ciò giustificherebbe un espionage act fiscale e misure straordinarie come l'infame violazione della privacy a partire dal segreto bancario, cioè vuol dire che lo Stato può andare a guardare i conti correnti, i movimenti di denaro e così via. In questa parte dell'articolo Birindelli approfondisce il discorso terminologico della guerra contro l'evasione fiscale, così come la guerra al terrorismo, che non ha senso, in quanto il terrorismo è una condizione permanente e non c'è un nemico in uniforme. Allo stesso modo è inappropriato utilizzare il termine guerra all'evasione fiscale, intanto perché è un fenomeno permanente, ma è un fenomeno legittimo, perché l'evasione fiscale per i libertari e gli economisti austriaci l'evasione fiscale è un fenomeno legittimo anche se illegale, nel senso che viola la legge intesa come decisione arbitraria e particolare dell'autorità, ma rispetta e difende la legge con la L maiuscola, intesa come regola generale negativa di comportamento individuale che vale per tutti e soprattutto per lo Stato, allo stesso modo che esiste indipendentemente dalla volontà di qualunque autorità e di qualunque maggioranza. Qui Birindelli fa dei richiami appunto al concetto di legge e spiega che molto spesso quello che è legale non è legittimo e quello che è illegale è legittimo. In questo caso l'evasione fiscale non è legale ma è legittima. Birindelli ricorda infatti che il termine legale si riferisce alla legge, che è il positivismo giuridico, cioè tutta quella serie di provvedimenti arbitrari e particolari dell'autorità politica, la quale tra l'altro è mantenuta nell'uso e nella ricchezza proprio grazie alla tirannia fiscale. E Birindelli distingue appunto la legge, cioè la legge Fiat, il positivismo giuridico, dalla legge con la L maiuscola, che è quella regola generale e negativa di comportamento individuale che deve valere per tutti e per primo deve valere per lo Stato. Deve valere per tutti allo stesso modo e è una regola che esiste indipendentemente dalla volontà di qualunque autorità e di qualunque maggioranza. Questa è la legge dei libertari, la legge intesa proprio come regola generale, come principio di comportamento individuale.